portavano proprio al suo posto di lavoro. Quello di tutti i giorni, il solito magazzino. E varcata la soglia, il manovale si stupì di ritrovarsi tra quelle mura sempre uguali, come se il cambiamento che aveva annullato il mondo di fuori avesse risparmiato solo la sua ditta. Siamo a Villa Tasca, in una cornice meravigliosa, vedete la platea è vuota e resterà tale, non scherzo, si riempirà. E sono contento di tornare nella mia città e di portare un testo come quello di Marco Baldo per il centenario di Calvino, e anche perché è una vera e propria riconciliazione con la natura. E poi la fortuna di avere accanto il maestro Ghirardini, che col clarinetto mi accompagna e dà un senso a tutto. Anch'io sono molto felice di essere qua a Palermo con Alessio. Prima di tutto speriamo di divertirci noi e poi anche la gente. Ma i brani scelti, forse quello che mi sta più a cuore, e durante lo spettacolo lo riferisco anche al pubblico, è La Pietanziera, perché mi ricorda appunto questi viaggi interminabili che facevo all'inizio da Palermo a Roma in treno, con mia madre che mi preparava questi pacchettini per mangiare, che mi portavo, ed essendo un grande viaggiatore da ormai più di 20 anni, queste pietanziere mi hanno fatto sempre compagnia, che poi hai sempre quell'emozione quando li apri e poi invece quando mangi il cibo è un po' già andato, però è più bello il prima che il dopo, quindi forse quello è il racconto che mi ricorda, mi lega molto con la mia infanzia. E poi Calvino, Marco Baldo, il personaggio di Calvino è l'ultimo veramente stoico eroe che combatte contro questo consumismo imperante che ci ha fatto dimenticare che siamo tutti esseri naturali, e invece l'uomo alcune volte, forse erroneamente, si sente qualcosa di diverso dalla natura, e non lo è. Le valigie, le compagne buone dei poveri viaggi in terza classe, vecchie, sfiancate, fatte con qualche asse, sottile e con la testa.